La Commissione oggi è convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dell'esame delle proposte di legge abbinate Ciprini, Gribaudo, Boldrini, Benedetti, Gelmini, Vizzini e CNEL e Carfagna, recante modifiche all'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui il decreto legislativo 11 aprile 2006, numero 198, in materia di rapporto sulla situazione del lavoro, della situazione del personale. Avverto che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione odierna sarà trasmessa mediante Web TV, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante Web TV della Camera dei Deputati. La delegazione di Confindustria è formata dal dottor Pierangelo Albini, direttore lavoro welfare e capitale umano, dal dottor Massimo Marchetti, area lavoro welfare e capitale umano, dalla dottoressa Lucia Scorza, area lavoro welfare e capitale umano, e dalla dottoressa Chiala Papaduli, area rapporti istituzionale. Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, ricordo che la relazione potrà avere una durata di massimo 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti e dei deputati per le repliche. Quindi cedo la parola al dottor Pierangelo Albini. Prego, 7 minuti. Grazie Presidente, cercherò di essere estremamente breve, anche perché poi faremo avere una memoria in cui sono condensate molte delle considerazioni che farò quest'oggi. Dico subito che naturalmente i 7 disegni di legge presentano fra loro caratteristiche di omogeneità ma anche di differenze che è difficile ricondurre ad unità. Nella documentazione che poi lasceremo ci sono alcune osservazioni più puntuali. Noi qui desideriamo, come dire, contribuire a una riflessione facendo 3 generi di considerazioni. La prima riguarda la misurazione del fenomeno, la seconda riguarda le cause, la terza riguarda i rimedi, che sono ciò che poi di fatto è contenuto in qualche modo anche trasversalmente in questi disegni di legge. La prima questione, diciamo, attiene alla conoscenza del fenomeno, che pure è un tema che i diversi, le diverse proposte di legge contengono. Naturalmente abbiamo guardato un po' di letteratura scientifica su questo tema e certamente la Commissione la conosce e abbiamo potuto vedere come alla fine esistono dei parametri di confronto di carattere europeo che consentono di fare una valutazione di come si posiziona questo fenomeno nel panorama europeo. E da questo punto di vista il dato che noi consideriamo rispetto allo scostamento della media che c'è in Europa è un dato che vede l'Italia in una posizione di assoluta, diciamo così, correttezza, perché il differenziale che si registra sul salario orario lordo è del 5% rispetto alla media europea che è del 16%. Naturalmente si possono usare tanti parametri, tanti criteri di valutazione, perché ciò che poi è effettivamente importante capire non è soltanto la misura del fenomeno, ma anche e soprattutto le sue cause. Allora, da questo punto di vista, noi facciamo una considerazione di questo tipo, perché poi diciamo, ci sono diverse proposte che vanno nel senso di dire dobbiamo acquisire maggiori informazioni, dobbiamo acquisire maggiori dati, dobbiamo renderli più trasparenti, bisogna in qualche modo che si abbia una maggiore conoscenza del fenomeno. Dal 1991 questo Paese raccoglie dei dati sulle imprese con oltre 100 dipendenti. Sarebbe interessante anche capire che tipo di analisi è stato fatto su questi dati, perché se il fenomeno come viene descritto da Eurostat è corretto e noi poi abbiamo in qualche modo una congerie di dati delle imprese di maggiori dimensioni dove è più facile anche costruire questo tipo di dato, sarebbe interessante cominciare a partire da lì, perché poi questi scostamenti che sono presenti in tutta Europa e che vedono l'Italia in una posizione di relativo vantaggio rispetto a tutti gli altri proprio per questo dato che vi dicevo prima, devono indurci a, come dire, fare una riflessione più attenta anche rispetto a quelle che è il dato che già abbiamo
e i dati che vogliamo andare ad acquisire, perché diciamo forse già sui dati di cui noi disponiamo si potrebbero fare delle analisi che possono portarci a valorizzare meglio quelle che sono le cause. Anche naturalmente negli studi di comparazione europea si va a vedere le cause, no? Si cerca di dare una spiegazione a questo differenziale, che è una caratteristica di tutti i paesi europei, con gradazioni naturalmente maggiore e minore, e quindi qui o le cause sono riconducibili, come dire, alla natura, cioè alla diversità del genere, quindi dovremmo vedere questo fenomeno legato strettamente al rapporto con la maternità. In questo senso sarebbe interessante vedere nelle aziende di maggiori dimensioni, quelle per cui abbiamo da 30 anni dei dati, come questo fenomeno si è mosso, oppure sono evidentemente riconducibili a fattori che sono, diciamo così, di tipo sociale, sociologico, che comunque lasciano perdere l'aspetto della natura e che hanno invece a che fare col sistema di protezione sociale, in modo particolare col sistema di formazione, col sistema di istruzione generale. Noi nel documento che poi vi faremo avere proviamo a dare una lettura di queste cause, naturalmente anche tenendo conto di quella che è la comparazione europea, e ci sono, diciamo, una buona parte di queste spiegazioni sono riconducibili facilmente a situazioni che sono oggettivamente riscontrabili. Il fatto che l'occupazione femminile si addensi in alcuni settori dove i livelli retributivi sono più bassi, tradizionalmente più bassi, spiega in parte questo fenomeno. Il fatto che le donne abbiano le carriere discontinue legate alla maternità è un altro elemento di spiegazione. Un terzo elemento di spiegazione è il fatto che molto spesso si trova un part-time, ultimamente anche di carattere involontario, nel mondo femminile, mentre invece un elemento che dovrebbe indurci a fare una riflessione è quello del titolo di studio, che invece depone, come dire, per non dare un conforto a questo dato, perché molto spesso le donne sono in possesso di un titolo di studio superiore a quello degli uomini. Naturalmente questo apre un altro tipo di ragionamento su come poi questo titolo di studio debba essere conferente con l'attività che si svolge, ma questo, diciamo, è un argomento che non ci consentirebbe di stare nei 7 minuti. Noi abbiamo nella memoria individuato da questo punto di vista 5 ambiti sui quali varrebbe la pena lavorare, nel senso che se davvero individuiamo le cause del fenomeno e vogliamo rimuoverle, più che preoccuparci degli effetti, dobbiamo andare a vedere alcune situazioni che sono peculiari del nostro paese e sulle quali bisognerebbe intervenire se vogliamo davvero ottenere dei risultati. Il primo elemento, cito solo i titoli, sono il tasso di occupazione. Le donne hanno un tasso di occupazione molto basso, si vede il raffronto fra l'Italia e gli altri paesi europei, ma soprattutto quello che dovrebbe essere oggetto dell'attenzione nostra è il grande differenziale che c'è fra territori, fra il nord e il sud, dove ci sono dati straordinariamente significativi da questo punto di vista. Questo tema dei differenziali, naturalmente, sui tassi di occupazione per ambiti geografici deve portarci anche a ragionare su quelli che sono i servizi, la strutturazione dei servizi di cura e di conciliazione, in modo particolare tutto ciò che riguarda l'infanzia. Nella documentazione, naturalmente, analizziamo questi dati mettendo in evidenza anche qui i grandi differenziali, che sono poi una parte della spiegazione del perché in alcune aree del paese, nonostante la maternità, ma proprio grazie all'esistenza dei servizi per l'infanzia, il tasso di occupazione sia maggiore che altrove. C'è poi un terzo ambito su cui riflettere, che è quello dell'indirizzo degli studi che le donne assumono. Solo il 22% delle donne che sono immatricolate nel 2018 hanno scelto, come dire, un orientamento di carattere scientifico, e noi sappiamo che purtroppo i processi di trasformazione dell'economia portano a specializzarsi su queste materie e quindi in qualche modo a lavorare. C'è un quarto ambito che è quello dei tempi delle città, qui c'è una norma del 2000
che è la 53 del 2000, che prevede tutta una serie di interventi che naturalmente agevolerebbero il lavoro delle donne e che in qualche modo noi evidenziamo come un ambito sul quale intervenire. Naturalmente c'è una parte che abbiamo anche dedicato alla illustrazione di ciò che la contrattazione collettiva può fare su questo fronte per diciamo correggere questa situazione, facendo riferimento agli ultimi accordi che come Confindustria, con CGIL e CISL in particolare abbiamo sottoscritto. Quindi questi sono, diciamo così, nella valutazione generale sulle cause, gli ambiti sui quali abbiamo voluto andare a mettere in evidenza positività e criticità. Prego. La contrattazione. Dopodiché, ecco, diciamo, la considerazione di carattere generale che faccio anche per stare nei tempi, poi dare la possibilità di un approfondimento, fermo restando che poi avrete la possibilità di esaminare poi la memoria nel suo complesso. L'impressione che abbiamo noi, leggendo, come dire, queste proposte di legge, è che in qualche modo, da un lato, abbiamo una preoccupazione in ordine all'acquisizione di dati, ma l'acquisizione dei dati non sembra tanto orientata a conoscere il fenomeno, a comprenderne le cause, quanto in qualche modo a trasferire queste informazioni o dentro la dialettica sindacale o addirittura, diciamo così, verso l'ispettorato del lavoro, come se un intervento, come dire, sugli effetti fosse capace di rimuovere le cause. E francamente questo è, diciamo, forse la criticità maggiore, no? Si finisce per trasferire sulle imprese una serie di adempimenti, di trasparenza, di pubblicità, ma poi una volta che abbiamo questi dati dobbiamo essere in grado anche di leggerli. Io dicevo prima, no? Cioè 30 anni che abbiamo i dati con le imprese con più di 100 dipendenti in un paese dove il 92% delle imprese ha da 0 a 9 dipendenti, ma almeno quelli delle aziende grandi li abbiamo capiti, li abbiamo valutati. Abbiamo valutato se questo è un fenomeno che è legato a quelle cause che dicevo io, oppure, come dire, è effettivamente una di quelle differenze che dovremmo considerare una disuguaglianza e quindi come tale rimuovere. Quindi questo è il primo grande elemento di riflessione che lasciamo naturalmente alla Commissione. E l'ultima questione è questa. Ci sono rimedi propri e rimedi impropri, secondo noi. Anche mi soffermo solo su questo perché, come dire, ho già esaurito il tempo. Ad esempio, anche sul fronte del pensionamento, ha un senso di giustizia introdurre una misura di vantaggio per le donne nella misura in cui questo si accompagna, si giustifica per effetto della maternità? Della maternità. Altrimenti non facciamo un'operazione di giustizia fra l'uomo e la donna nel momento in cui creiamo disparità di percorsi. No, dico questo perché mi è sembrato di cogliere, come dire, una scelta di questo tipo, ecco, che non mi pare coerente con gli obiettivi che in generale si devono mettere in campo su questo fronte. Ecco, qui bisogna avere una grande attenzione alla famiglia, alla maternità, a tutto ciò che consente alla donna di non essere penalizzata dal fatto di mettere al mondo dei figli.
in un mondo dove certamente le tecnologie ci aiuteranno, le trasformazioni ci aiuteranno perché avremo nuove modalità di lavoro, ma dove abbiamo un grande bisogno di far invertire il trend della natalità del paese per sostenere, diciamo, anche il sistema di welfare che abbiamo costruito. Quindi il focus, secondo me, va posto sulle cause e soprattutto grandi attenzioni a questo aspetto, che è l'unico vero aspetto che dovrebbe essere oggettivamente non fonte di un, diciamo così, un danno per la vita professionale e lavorativa delle donne. Grazie. Grazie a lei. Ci sono domande? E io invece avevo una domanda sulle quote. Cosa ne pensate delle quote? Quindi l'obbligatorietà delle aziende di avere all'interno del CDA una quota di donne. E poi cosa ne pensate dell'obbligo di fornire i dati, proprio dato che c'è una mancanza di dati? Grazie. Allora, sui dati ho detto ampiamente, cioè noi oggi abbiamo già 30 anni di dati che le imprese ci hanno dato, le imprese con più di 100 dipendenti hanno dato questi numeri. Ora è vero che li abbiamo acquisiti nei primi anni in forma cartacea e solo recentemente, come dire, li abbiamo disponibili in forma, diciamo così, elettronica, ma dati e la trasparenza dei dati vanno bene e si giustificano nella misura in cui poi, come dire, li utilizziamo questi dati e sappiamo come utilizzarli. Quindi se il dato servisse per conoscere il fenomeno che non siamo in grado di conoscere, diciamo, Confindustria non può essere il contrario. L'unica cosa che può dire è, naturalmente, non mettete in croce le imprese obbligando le imprese, che sono nella più parte dei casi di piccole dimensioni, ad assumere una persona solo per rendicontare tutto quello che succede nella storia della vita. Poi alcuni dati devono essere, come dire, anche nel momento in cui vengono richiesti, anche valutati attentamente, perché non possono essere, come dire, fonte di un equivoco oppure di una lettura molto superficiale dei fenomeni, cioè la retribuzione in entrata, la retribuzione in uscita, cioè questa idea che occorre avere dei dati, io la giustifico nella misura in cui abbiamo un'idea di che cosa andiamo a cercare. Il dato ci deve servire per capire le cause e io credo che le cause non siano nel mondo del lavoro, ma lì vediamo gli effetti delle cause, molti degli effetti delle cause. Quindi quest'idea, acquisire il dato su questo fenomeno vuol dire acquisire il dato anche sui percorsi scolastici, su quelli che sono i sistemi per l'infanzia, quindi bisognerebbe acquisire un dato complessivo per capire il fenomeno nel suo complesso, altrimenti facciamo un'operazione marginale, cioè colpevolizziamo, diciamo così, di questo gap unicamente il datore di lavoro, considerando che le differenze sono tutte diseguaglianze, come tale vadano pareggiate, cioè, perché questo è, come dire, un elemento di riflessione, cioè perché noi dobbiamo fare le cose giuste e non è detto che la parità sia giusta. La parità retributiva non è detto che sia giusta. È giusta nella misura in cui due persone che fanno le stesse cose hanno lo stesso tipo di retribuzione, ma non è un dogma che due persone, solo perché hanno, diciamo così, sessi diversi, debbano essere retribuiti in maniera uguale, cioè, come dire, esattamente, tant'è che io mi domando esattamente questa cosa, no? Cioè noi dobbiamo riflettere su questo fatto che mi sembra meritevole di una riflessione. In tutta Europa succede una cosa di questo tipo, che la donna è retribuita meno dell'uomo. In Italia noi andiamo meglio degli altri perché il differenziale è il 5% se prendo i dati Eurostat. Dopodiché uno dice delle due l'una. Oh, esatto, qui è pieno di donne. Ma dico, delle due l'una, cioè la riflessione che faccio io è questa, delle due l'una,
o il dato non è descrittivo della realtà e allora mi accanisco per avere tutte le informazioni del mondo e dopodiché fare tutte le analisi che voglio, oppure il dato è sufficiente, i dati che abbiamo sono sufficienti, allora mi domando se li abbiamo analizzati per capire qual è la causa di questa differenza, perché è solo capendo le cause che noi possiamo decidere su come intervenire. Dopodiché i rimedi, diciamo così, spicci, le scorciatoie, cioè impongo, come dire, delle quote, sono rimedi che non sono sicuro che rimuovano le cause. Perché io non penso che, come dire, sia nella idea culturale di questo paese, nella cultura occidentale europea, assicurare i diritti attraverso le quote. Cioè, non credo. Semmai è rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono, così la Costituzione nostra è impostata in questo modo, no? Rimuovere gli ostacoli che impediscono un'effettiva parità. No? Quindi cerchiamo di capire le cause, poi io non discuto se le quote possono essere la risposta giusta a questo tipo di problema, però non illudiamoci che introducendo le quote abbiamo risolto i problemi. Cioè. Prego, onorevole Baroni. Siccome si parla sempre poi alla fine, no, della propria esperienza, io dopo 35 anni di esperienza di vita professionale da libero professionista avvocato, quando è nata mia figlia non esistevano nemmeno quelle tutele che oggi invece esistono per fortuna attraverso il Consiglio dell'Ordine, attraverso l'Ordine degli Avvocati, di un emolumento per i mesi in cui le giovani colleghe restano ferme. Come tutte le donne che si sono fatte da sole, diciamo, all'inizio ero contraria alle quote di genere. Ho radicalmente mutato il mio punto di vista per due elementi. Prima di tutto perché l'attuale legge è temporanea e la temporaneità della norma attutisce molto quel concetto che lei dice giustamente, che non va a rimuovere le cause. Però è un fatto che l'inserimento nei consigli di amministrazione delle donne ha determinato, come dicono i dati, un miglioramento della qualità della vita e dei risultati anche in termini economici di quelle società nelle quali sono entrate le donne. L'altro elemento è stata la mia esperienza personale nel mondo della politica. Io ho avuto un'esperienza prima di questa di consigliere regionale della Lombardia per 5 anni. Il fatto che le quote di genere siano state introdotte ha permesso a moltissime donne giovani di entrare nel Consiglio regionale della Lombardia e io ho toccato con mano quanto erano brave e quanto sono migliorate nei 5 anni di legislatura. Quindi, pur condividendo il fatto che non si rimuovono le cause con le quote, io dico il mio punto di vista e lo dico dal punto di vista di chi non ne ha certamente beneficiato, ecco. Quindi sono assolutamente favorevole se si tratta di una temporaneità. Grazie onorevole Baroni. Sì, diciamo che trovo questa puntualizzazione utile anche per precisare meglio il mio pensiero. Anch'io penso a questa cosa, cioè penso che su un percorso in cui devi intervenire in una certa direzione, le quote come rimedio temporale possono essere un aiuto. Creano delle opportunità, indicano dei percorsi. Poi, ecco, ripeto, il guaio sarebbe, ecco, pensare che un rimedio temporaneo, ma questo è un paese dove niente è più duraturo del transitorio, come dire, poi alla fine ci esima dall'affrontare le cause. Le cause sono profonde e ci vuole del tempo per rimuoverle, però indubbiamente rimedi come questo di natura temporale aiutano la soluzione del problema. Grazie, è evidente anche che c'è un grosso problema culturale in questo paese. Grazie mille, dichiaro chiusa l'audizione e ringraziamo Confindustria.
la commissione ci convoca, bisogna stare attenti perché qua la situazione è veramente critica. La commissione AGE è convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e USB nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge Ciprini, Gribaudo, Boldrini, Benedetti, Gelmini, Vizzini, CNEL e Carfagna recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 numero 198 in materia di rapporto sulla situazione del personale. Avvertone che essendone stata fatta richiesta l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della giunta del regolamento del 26 giugno 2013, condizione che vi sia il consenso degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, ricordo che ciascuna relazione potrà avere una durata massima di 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per le repliche. Le delegazioni sono così composte. CGIL, dottoressa Tania Scacchetti, segreteria nazionale, Esmeralda Rizzi, Giorgia D'Enrico. CISL, Liliana Ocimin, responsabile Dipartimento Politiche Migratorie, e Silvia Stefanovic. Will, Ivana Veronese, Sonia Ostrica, Elisa Pili, della UGL, Ornella Petillo, Domizia Di Fazio, Paolo Esposito, invece USB, Nora In Bimbo, Michela Flores. Quindi cedo la parola immediatamente a Tania Scacchetti e ricordo che a 7 minuti, al 6° minuto sentirà la campanella e prima di iniziare volevo semplicemente dire che l'onorevole Gribaudo come l'onorevole Ciprini sono a casa influenzate, ci stanno ascoltando da casa, perdoneranno la loro perdonerete la loro assenza, ci stanno seguendo e volevo solo dirvelo e che si scusano per l'assenza, quindi prego dottoressa Scacchetti. Tanto ringrazio la Presidenza e gli onorevoli presenti e quelli che ci seguono. E dunque noi nell'analisi del materiale abbiamo rilevato come i DDL non si soffermassero esclusivamente sul tema delle modifiche all'articolo 46 e al codice delle pari opportunità, ma avessero una serie di misure molto organiche, diciamo, sui temi della partecipazione al mercato del lavoro della donna e delle esigenze e della conciliazione fra esigenze di vita e di lavoro, per cui l'audizione su cui io riprenderò alcuni tratti in questo intervento, ma che consegniamo e abbiamo consegnato, avrà come dire, uno spazio più ampio, anche perché noi apprezziamo moltissimo lo sforzo legislativo, apprezziamo che sia bipartisan, perché il tema, diciamo così, del superamento del gender pay gap, ma più in generale del tema delle pari opportunità, è un tema che non riguarda esclusivamente le donne di questo paese, ma riguarda il modello di sviluppo e la crescita del paese, e quindi auspichiamo che diciamo così non sia un tema solo delle parlamentari e delle onorevoli, ma possa essere veramente invece un tema che viene affrontato legislativamente. Abbiamo nella premessa della nostra del nostro intervento segnalato l'alta preoccupazione che credo condividano tutti i presenti rispetto ai dati che nel nostro paese vedono ancora una partecipazione al mercato del lavoro delle donne particolarmente arretrata e abbiamo sottolineato come la crescita positiva naturalmente del dato dell'occupazione che caratterizza gli ultimi 2 o 3 anni in realtà non possa essere letta senza visionare la qualità di questa occupazione e quindi che è invece un tema che ci preoccupa molto, la crescita del lavoro povero, della crescita del lavoro precario, il fenomeno del part-time involontario che sono quasi tutti, diciamo così, prerogative femminili. La prima premessa quindi a un'inversione di tendenza rispetto alla disparità è dal nostro punto di vista la crescita degli investimenti, uno sforzo che deve generare occupazione anche diretta da destinare in misura prevalente ai giovani e alle donne che identifichiamo come vera emergenza, diciamo, nelle politiche occupazionali di questo paese. E le leve di intervento sono molteplici, come viene evidenziato giustamente in molti dei disegni di legge,
investimenti volti alla creazione di lavoro, la generazione di lavoro che abbia qualità, i congedi e le tutele, quindi un intervento per allargare il profilo dei diritti non solo per le donne ma per uomini e donne nel mercato del lavoro, e il tema dell'investimento sui servizi, sull'allargamento del welfare a partire dal welfare pubblico. L'altro tema che abbiamo sottolineato in premessa, gli altri due temi sono due. Uno, un enorme tema di regressione culturale, di comportamenti sessisti che stiamo vedendo crescere, e quindi oltre alla generazione di un aumento intollerabile della violenza, il tema che ancora oggi, diciamo così, i colloqui sessisti mirati, la tendenza a chiedere alle donne se hanno intenzione di fare dei figli o piuttosto a essere occupata nel lavoro di cura, ci paiono ancora caratterizzare una mentalità che vede il lavoro delle donne come, diciamo così, un secondo lavoro quando va bene o comunque un privilegio del quale si devono fare carico. Così come, pur consapevoli che tutte le misure che incentivano la conciliazione fra esigenze di vita e esigenze di lavoro devono essere portate avanti, crediamo anche che bisogna uscire un pochino dalla trappola della conciliazione per cominciare a parlare di corresponsabilizzazione, di condivisione delle responsabilità del lavoro di cura in tutte le fasi della vita. Sul tema naturalmente per noi uno strumento essenziale è il ruolo della contrattazione, che quindi chiediamo che in tutte le misure sia valorizzato e implementato. Nel merito delle proposte sottolineo alcuni punti. Intanto le proposte che si propongono, tutti i DDL lo fanno, di intervenire sul tema del divario retributivo di genere, quindi sul tema ad esempio dell'ampliamento del rapporto sulle condizioni di lavoro di uomini e di donne. Il tema è un tema anche nel nostro paese, perché se è vero che noi diciamo non abbiamo un differenziale orario nelle paghe fra uomini e donne particolarmente differenziato grazie all'alto tasso di copertura contrattuale, abbiamo però una forte penalizzazione nel salario reale delle donne, ce lo dice anche l'ultimo Global Gender Gap. Quindi questa diversificazione è molto ampia e lo è per ragioni, diciamo così, legislative, contrattuali e anche, come ricordavo prima, culturali. L'intervento quindi sul divario retributivo ci pare condivisibile. Noi propendiamo per quelle proposte che evitano la facoltatività ad allargare il rapporto. Ci pare che rendere il rapporto obbligatorio per le aziende che hanno almeno 50 dipendenti possa essere un equilibrio ragionevole fra le diverse proposte, e abbiamo segnalato alcune ulteriori misure da implementare. Abbiamo espresso le nostre valutazioni anche su tutta l'altra ampia gamma di proposte, dagli sgravi contributivi, che non sono una misura che noi riteniamo particolarmente efficace e che nel caso vengano introdotti devono essere per lavoro qualificato a tempo indeterminato e possibilmente a tempo pieno. Apprezziamo alcune misure di carattere fiscale, quelle che riducono l'IVA ad esempio sui prodotti per l'infanzia o che sono volte a incrementare i massimali per le detrazioni sulle spese. Apprezziamo molto le agevolazioni sul tema dell'accesso al pensionamento, anche se crediamo che questo sia un tema da affrontare a 360 gradi, ma bene che siano riferite all'intero lavoro di cura in generale, non solo al tema del riconoscimento della maternità. E questo tema, così come il tema fiscale, che sono oggi oggetto anche di un confronto con il governo, sarebbe bene avessero interventi di natura omogenea e potessero trovare risposte in questo ambito. Abbiamo fatto valutazione sul tema, sulle misure sui congedi parentali di maternità e di paternità. Per noi il tema deve essere affrontato proprio per agevolare la condivisione e allargare i congedi, ma accentuare la condivisione dell'utilizzo, diciamo, dei congedi stessi. E abbiamo apprezzato anche l'intervento, che mi pare sia nel DDL Gelmini, sulla relazione fra il lavoro agile e quello di forme di sostegno alla genitorialità. Crediamo che il lavoro agile sia uno strumento significativo e importante, non solo piegandolo alla legittimazione delle esigenze di conciliazione, ma legandolo davvero a una trasformazione del rapporto, dell'organizzazione del lavoro che valorizzi la responsabilità e l'apporto portato e quindi renda un pochino più libero il tempo e lo sviluppo della
insomma, della prestazione lavorativa. Ci sono altre cose, io ho finito il tempo, l'unica cosa che mi permetto, poi nelle domande faremo, c'è una misura proposta dal DDL Ciprini, che è quella del curriculum anonimo. È forse di difficile attuazione, però noi riteniamo importante averla segnalata proprio perché oggi già a partire dai curriculum e dai colloqui di selezione esiste un profondo tema di disparità e di valutazioni differenziate fra uomini e donne. Non sappiamo se è uno strumento che ha una sua validità legislativa e se si può applicare, ma credo che sia un tema interessante. Finisco soltanto dicendo che questi temi, cioè i temi della parità, della conciliazione, delle pari opportunità, non solo nell'accesso ma nel favorire una reale partecipazione delle donne, sono oggetto di un movimento anche di rivendicazione globale e mondiale, e quindi è bene che il legislatore intervenga celermente, rafforzando anche le possibilità e gli interventi che la contrattazione può dare in questo senso. Grazie mille, dottoressa Scacchetti. Adesso diamo la parola alla dottoressa Liliana Cimin. Prego, a 7 minuti. Innanzitutto grazie, cercherò di essere schematica e mi perdonerete se passo da un tema a un altro perché il tempo è abbastanza breve. Ad ogni modo ringraziamo della disponibilità e del confronto, condividiamo pienamente l'intento del legislatore di intervenire a supporto della partecipazione femminile nel mercato del lavoro, che si colloca stabilmente ancora a livello troppo esiguo rispetto alla media europea. Noi abbiamo più volte sottolineato quanto sia drammatico il tema della disoccupazione femminile nel nostro paese, null'altro perché rappresenta anche un capitale, passatemi il termine, capitale umano che ha investito, che si è formato e che rimane al palo, perché mai come oggi, i dati statistici su quello supportano quanto la preparazione professionale delle donne nel nostro paese sia molto alta, ma che il bacino di una professionalità così elevata non possa trovare opportunità occupazionale è un dramma che non riguarda solo le donne, riguarda l'intero sistema paese. Se a questo si abbina il fattore comune denominatore che le donne che non lavorano non fanno i figli, siamo davanti a un tema della denatalità che non è che riguarda solo l'inverno e l'inverno della natalità nel nostro paese. Credo che siamo dinanzi anche a un'era glaciale e io credo che da questo punto di vista il legislatore interviene più volte a cercare di incentivare, probabilmente perché così è, la questione dell'occupazione, ma anche di rinsaldare ed evitare la fuoriuscita delle donne che lavorano, perché spesso accade, e questo i dati statistici ce lo sottolineano, che la donna con il primo figlio, di fronte alle difficoltà di conciliazione per le mancati servizi nel nostro paese, che siano come i cosiddetti family friendly, servizi che possano accompagnare alla famiglia e che siano flessibili, ovviamente, e spesso la donna si trova tuttora al bivio di scegliere tra gli affetti e la famiglia. Da questo punto di vista noi ritroviamo anche utile, molto importante, il tema che è legato alla contrattazione, al mettere al centro, incentivandola, finanziando l'incentivo, perché è dimostrato, anche i dati su questo sono stati evidenziati più volte, come nel periodo in cui si è sperimentato il finanziamento della contrattazione per trovare risposte anche attraverso la contrattazione del welfare, ovviamente questo ha dato un alto numero di contratti che hanno sopperito delle esigenze che sono nella prossimità, nella capacità anche di poter, come dire, unire le esigenze delle aziende e dei lavoratori e le lavoratrici, a volte la soluzione è anche più consona e si può anche trovare soluzione anche più sostenibile. Questo fa da sé che non è soltanto un costo, noi l'abbiamo sempre detto, è un investimento. Per quanto concerne invece, vado per titoli,
bene il piano di azione del rapporto alla situazione personale maschile e femminile. Su questo noi abbiamo anche sottolineato e abbiamo lavorato attraverso questo disegno di legge, le CNEL, dove già manifestavano la volontà di abbassare il numero del limite dei dipendenti da 150. Questo sarebbe utile secondo noi anche per poter, come dire, rispondere alla configurazione delle aziende, perché in Italia il tessuto produttivo è sostanzialmente rappresentato da piccole e medie imprese, non di grandi aziende. Diventa cruciale trovare anche un strumento che non sia volontario ma che sia obbligatorio. E da questo punto di vista noi pensiamo che sia funzionale a questa obbligatorietà, perché l'attuale legge dà una sorta di premialità di accesso ai finanziamenti, però sappiamo bene che da qualche anno a questa parte la 125, che era la legge per reazione positiva, che aveva anche fondi da finanziare, cioè finanziava alcuni progetti, oggi non esiste più, quindi la motivazione viene meno. Quindi bisognerebbe un attimino anche da questo punto di vista mettere mano, secondo noi, al riordino degli organismi di parità, perché negli anni si sono accumulati molti strumenti utili. Parlo della commissione, parlo del comitato pari opportunità, perché anche qualche disegno di legge, il disegno di legge Gelmini parla dell'istituzione di una commissione. Bisognerebbe capire come dialogherebbe con questo comitato che attualmente c'è sulla carta, il comitato che ha un compito specifico, e parlo del comitato istituito per la legge 125 del 92, che stabilisce ovviamente anche gli orientamenti di obiettivi annuali che dovevano essere incentivati attraverso risorse, cose che non ci sono più. Quindi per noi credo che sia dirimente, per poter dare un sostegno reale e intervenire concretamente a tutto il tema della discriminazione, sia alla radice dei problemi, si deve mettere mano e si deve anche riorganizzare gli organismi di parità. Per quanto concerne invece l'agevolazione e il rientro del lavoro, della maternità a sostegno della natalità, è chiaro che il sostegno economico alle famiglie in cui nasce un figlio o una figlia è un tema cruciale. È un paese con così elevati tassi di povertà minorile, ovviamente diventa necessario, indispensabile, mi viene da dire. Va però pensato un strumento generale di sostegno al reddito per le famiglie con figli, e non aggiunto un ulteriore strumento ai diversi e frammentari oggi in campo. Purtroppo noi abbiamo molte misure a spot, noi l'abbiamo sempre detto, preferiamo strumenti che siano strutturati, che non siano saltuari e che siano ovviamente solidi e che possano garantire. Noi abbiamo più volte rappresentato l'esigenza di poter potenziare queste misure attraverso un nuovo assegno universale chiamato NAFU, che deve essere che dovrà essere questo strumento universale, equo, certo, semplice, ma deve essere assolutamente utile anche a poter dare quella giusta misura, come dire, no, di consolidamento di strumenti a chi ha più bisogno, e chi ha più risorse ovviamente va gradualmente riducendosi. Per quanto riguarda l'equilibrio tra sessi nella società, abbiamo visto anche nella legge di bilancio quest'anno è stato già prorogato il termine di scadenza della legge Golfo Mosca, e quindi ben venga. Bisognerebbe un attimino anche lì monitorare ovviamente che sia applicato, e non solo che sia rimandata la scadenza, che sia applicato anche a tutto tondo. Per quanto riguarda la violenza di genere, viene affrontato il problema della violenza di genere con la previsione di un contributo a titolo di sgravio per le aziende che assumono a tempo indeterminato le vittime. Bene questo, perché l'unica arma per poter sottrarre alle donne della violenza è l'autonomia economica. Noi suggeriamo però che si valuti, oltre che alle beneficiarie vittime della violenza domestica, vittime della violenza nei luoghi di lavoro, si estenda anche alle vittime della tratta, un'altra piaga della nostra società che purtroppo lascia, e spesso anche fuori di questi benefici, alle vittime che sono ancora più fragili e più vulnerabili. Poi noi lasceremo una memoria più strutturata, più dettagliata, perché il tempo non ci consente di approfondire le interessanti previsioni, insomma, che sono oggetto d'esame di questi progetti di legge. Grazie. Grazie di cuore. Adesso diamo la parola alla dottoressa Ivana Veronese della UIL. Prego, a 7 minuti. Sì,
Buongiorno a tutte e a tutte, ringraziamo per l'opportunità di confronto e apprezziamo la sensibilità e la consapevolezza maturata sulle problematiche delle donne, ma in particolare anche della genitorialità, delle pari opportunità. Siamo convinti che operare per il miglioramento appunto delle condizioni di lavoro delle donne sia parte integrante anche di una giustizia sociale che porta sicuramente allo sviluppo equilibrato ed armonico del Paese. Tutti gli 8 disegni di legge parlano del gender pay gap, che è un tema forte in questo momento, se ne sta occupando anche l'Europa. La Confederazione Europea di Sindacati, di cui CGIL e CISL e UIL fanno parte, proprio chiede una direttiva sulla retribuzione trasparente. Nelle relazioni iniziali dei diversi dispositivi si individuano perfettamente motivazioni e dati che dimostrano il perché bisogna agire oggi velocemente su questi temi e vengono proposti percorsi e strumenti per buona parte condivisibili, prevedendo anche sgravi per sostenere la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Noi chiediamo, immagino in una predisposizione di un testo unico, perché si dovrà arrivare, immagino, a un testo unico, chiediamo però un'attenta sensibilità nella scrittura di evitare linguaggi che scaricano sulle donne il peso di compiti che dovrebbero essere invece equamente distribuiti tra uomini e donne, perché anche il linguaggio ha un senso importante. Alcune considerazioni. Ormai noi riteniamo indispensabile cominciare ad adottare il termine condivisione invece che conciliazione, proprio perché la conciliazione ormai è identificata nel nostro Paese come questione di donne che devono occuparsi di figli, di carico, di cura e quant'altro. Riteniamo che rispetto al part-time che viene citato in questi disegni di legge, ormai da strumento per i bisogni delle madri o anche dei padri per la crescita e la cura dei figli, questo ormai sia diventata una gabbia, dalle conseguenze sottovalutate che riguardano le opportunità di carriera ma anche poi il futuro pensionistico di queste persone. Per noi il part-time post-maternità deve essere temporaneo e deve essere reversibile per tutelare retribuzioni e futuro pensionistico di queste persone. Va incrementata la previsione di accelerare il cambiamento culturale attraverso la formazione, a partire dagli asili e dalla scuola, sulle questioni di genere. Noi ribadiamo il diritto a un corretto equilibrio tra tempo privato per la vita privata e lavoro, e anche che si passi da una valutazione ormai obsoleta anche della qualità del lavoro legata prevalentemente alle ore di lavoro disponibili e al tempo soprattutto che le persone sono disponibili a lavorare. Per noi deve essere valutato gli obiettivi che raggiungono le persone nel tempo che hanno a disposizione. In tutti gli esami, in tutti i testi proposti c'è una necessità di investimenti pubblici e privati che condividiamo nella speranza che siano stabili e che non vengano considerati come costi ma proprio come investimenti per la crescita del nostro Paese. Nel merito, gender pay gap, per noi è necessario un più attento monitoraggio per poter predisporre poi piani di rientro. È utile definire la platea delle imprese, l'obbligatorietà e non la volontarietà, e prevedere una soglia minima di dipendenti più bassa dell'attuale. Le sanzioni sono da rafforzare perché attualmente ci sono solo quelle indirette, che di fatto c'è l'impossibilità di candidarsi a bandi o a usufruire risorse pubbliche, ma alla fine, come dire, nessuno controlla. Quindi a nostro avviso vanno messe sanzioni molto chiare. Anche qui riteniamo positivo il riferimento che ci sia un elenco pubblico delle imprese che hanno questo obbligo, perché fino ad oggi chi come dire, trasmette, chi non trasmette non si sa nulla. Riteniamo anche che nelle implementazioni dei dati che ci sono in questi disegni di legge ci sia un chiaro riferimento al comunicare la retribuzione lorda annua erogata e quindi non solo a spiegare perché si sono stati dati dei premi e le linee guida, ma proprio qual è la retribuzione lorda annua erogata a uomini e donne.
Sono previsti anche incentivi alle aziende che fanno un piano di rientro dalle discriminazioni. Devo dire che parlare di incentivi a aziende che discriminano non ci piace, però nella realtà ne riconosciamo il valore finalizzato a stimolare azioni positive e a incentivare un cambio culturale per noi necessario. Da questo punto di vista però che la deterioribilità di alcuni costi sia proprio legata alle azioni previste da quel piano. C'è poi tutto un tema dove si parla della definizione della discriminazione indiretta. Concordiamo nel aggiungere, non nel sostituire, che si parli anche di organizzazione del lavoro e orario di lavoro. Sui congedi parentali e permessi, ci sono varie proposte di innalzamenti di percentuali di indennità. Noi concordiamo sulla necessità di aumentare il congedo obbligatorio al 100%. Dall'altra parte, sul congedo facoltativo, anche qui mi verrebbe da buttare lì una provocazione, una discriminazione in positivo. Oggi il congedo facoltativo lo prendono prevalentemente le donne. Noi dobbiamo riuscire a farlo prendere anche ai padri. E allora perché non aumentare il congedo facoltativo ai padri e pagarlo di più delle donne, a meno che non siano donne single o donne con uniche affidatarie dei figli? Lo dico in termini provocatori, ma non tanto. Noi abbiamo la necessità di riequilibrare questi ruoli. Sulle donne vittime di violenza, è importantissimo aiutare le donne vittime di violenza a ricostruirsi un'indipendenza economica e un futuro lavorativo. Abbiamo solo un'attenzione da porvi e non abbiamo una soluzione. Non possono essere marchiate all'interno dei posti di lavoro come donne che hanno subito abusi. Quindi le liste speciali a me spaventano molto, andrebbero istituite, diciamo, delle liste neutre dove finiscono una serie di soggetti di vario titolo, che a vario titolo hanno bisogno di un inserimento. Curriculum anonimo ci piace, sulle pensioni rimandiamo al tavolo in cui si sta già discutendo. Chiediamo che si metta l'obbligo di non licenziamento anche per le donne che svolgono servizi domestici e di cura, per le lavoratrici domestiche di cura, fino all'anno di età di vita del bambino, perché attualmente questo obbligo non c'è e noi lo chiediamo perché sono donne lavoratrici anche quelle. Come riteniamo positivo lo sgravare dei costi le famiglie e il detrarsi dei costi rispetto a questo tipo di lavoro. Per ultimo, velocemente, poi troverete le altre questioni sul testo che abbiamo già trasmesso, è prioritario che ogni intervento legato al gender pay gap e ai congedi sia riferito anche al pubblico impiego, che spesso ne è escluso. E quindi si sollecita a tenere presente che ogni misura prevista contenga la previsione della piena applicazione attraverso gli invii agli organi preposti. Grazie. Grazie a lei. Adesso diamo la parola alla dottoressa Ornella Petillo dell'UGL. Prego, dottoressa. Buongiorno, grazie per l'audizione. L'UGL condivide gli obiettivi generali di gran parte delle proposte contenute nei disegni di legge in esame. I temi trattati sono tanti, in questa sede non possiamo analizzarli tutti quanti perché tutti meritevoli di una riflessione corposa, ma abbiamo solo 7 minuti, quindi ne abbiamo contati 18 di temi aiutati dalla schede allegate ai dossier. Quindi sicuramente faremo pervenire una memoria in cui declineremo la posizione dell'UGL in merito a questi temi. Noi però vogliamo soffermarci su quello che è l'oggetto prevalente di questa audizione, cioè le modifiche all'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 198 del 2006. Il rapporto sulla situazione del personale è uno strumento robusto almeno nelle intenzioni del legislatore che l'ha introdotto con la famosa E125 del 91. Però è uno strumento che conoscitivo e operativo del tessuto produttivo italiano, ma è uno strumento purtroppo di scarsa efficacia. Durante tutti questi anni abbiamo potuto vedere e capire diverse criticità, ne declino alcune. La difficoltà della compilazione, che è stata parzialmente superata dal fatto che c'è una procedura informatica che fa capo adesso al Ministero del Lavoro. Ecco, questa procedura sicuramente ha sveltito
e ha uniformato la raccolta di dati a livello nazionale. Però nello stesso tempo i dati richiesti sono obsoleti nell'ambito del formulario. Cioè il formulario contiene richiede delle notizie che non contemplano, facciamo dei piccoli accenni, però ce ne dovrebbero essere altri, azioni sulla sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro, soprattutto in funzione delle moleste e delle violenze. Ci sono protocolli d'intesa, ci sono, ma non sappiamo se poi vengono realmente calati nelle aziende, soprattutto nelle aziende al di sopra dei 100 dipendenti, che dovrebbero essere rappresentative di un paradigma di anche confronto con le parti sociali robusto. L'obsolescenza dei dati anche rispetto alle dimissioni. Dico queste due cose perché cercherò di arrivarci velocemente. I tempi di prova fatti a casa purtroppo non rientrano nei 7 minuti, però io cercherò di saltare qualche cosa e di rientrarci perché ho la necessità di dire tutto, che noi facciamo le prove davanti allo specchio. Comunque, le dimissioni, per esempio, delle lavoratrici e madri, dei lavoratori padri, nell'ambito del rapporto biennale non ce n'è traccia. La trasparenza dei dati. Spesso abbiamo difficoltà, anche se questi rapporti devono essere consegnati ai sindacati aziendali, abbiamo difficoltà a reperire i dati. Non abbiamo completato una ricerca, ma tra le aziende dove noi siamo anche presenti nei CPO stiamo facendo un piccolo monitoraggio di quelle più rappresentative e quanti hanno consegnato questi rapporti. Allora, per quanto riguarda i dati, vorrei sottoporre alla Commissione alcune criticità che abbiamo riscontrato nell'analisi di altri rapporti che fanno capo alla stessa famiglia, cioè al Ministero del Lavoro. In particolare il rapporto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito ai dati ispettivi degli ispettori territoriali. Ecco, i lavoratori coinvolti nel 2018 di questi dati sono 83.761. Non vengono monitorati per genere. Noi non sappiamo chi, quante donne e quanti uomini hanno sono stati al centro di patologie lavorative. Un esempio eclatante, perché abbiamo scelto questo esempio, sempre velocemente, ci sarebbe da approfondire ancora da di più, il lavoro nero. Il lavoro nero è uno degli indicatori maggiori che a noi serve per monitorare il pay, la discriminazione di salario, per monitorare appunto il non avanzamento di carriera da parte delle donne. Bene, nel lavoro nero, sempre in questo rapporto, abbiamo 33.800 casi di lavoro nero e anche in questo caso non abbiamo la distinzione da uomini e donne. Finisco questa carrellata su questo rapporto dicendo che non esiste un'indicazione del target del rapporto biennale, cioè non dialogano tra di loro. Il rapporto biennale monitora, descrive la situazione del personale con aziende al di sopra dei 100 dipendenti. Degli 83.761 lavoratori che sono coinvolti nell'ispezione del lavoro non sappiamo quanti appartengono a questo target. È importantissimo saperlo perché dobbiamo incrociare i dati, dobbiamo incrociare quello che ci dice l'azienda e quello che invece sull'azienda si monitora. Velocemente c'è un altro rapporto importante che tra l'altro è fatto con la consigliera di parità ed è il rapporto sulle dimissioni dei padri lavoratori e delle madri lavoratrici. Anche in questo caso abbiamo un monitoraggio che non tiene conto dei 100 dipendenti. Velocemente, devo andare per spot, mi dispiace tantissimo, solo un dato, me lo faccia dire, sulle 10.700 convalide riguardanti le dimissioni il 27% sono, il 72% sono degli uomini, delle donne, e c'è un incremento da parte degli uomini delle dimissioni nei 3 anni di vita del figlio. Tre
cose per spot, purtroppo li dobbiamo dire. Il rapporto è all'interno del codice del pari opportunità, che è nato 14 anni fa, già in un certo senso con tante polemiche. È un codice obsoleto, gli strumenti a disposizione ci sono, ma sono poco efficaci. Dopo 14 anni abbiamo tutta la dimostrazione di questo. Gli organismi di parità sono completamente da riformare. Se si ha il rapporto e non si hanno le consigliere o i consiglieri di parità che monitorano il rapporto, è inutile riformare il rapporto. Agevolazioni per l'accesso al pensionamento riteniamo che sia una misura giusta e per il riconoscimento nella gestione separata alle donne autonome e figurativa per ogni figlio nato. Un'altra cosa, Presidente, le chiedo scusa per i due minuti che mi sono rubata, ma anche se è stato solamente accennato, la violenza sui luoghi di lavoro. Noi abbiamo la direttiva 190 che abbiamo fatto un'audizione per il recepimento di tale direttiva. Riteniamo che nell'ambito e nell'area di questi disegni di legge debba essere considerata, perché incide, non entro nei particolari, non posso entrarci, incide nella gestione dei protocolli di sicurezza, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, violenza e molestie, è determinante per un buon clima all'interno dell'azienda. Grazie. Grazie a lei. Adesso diamo la parola alla dottoressa Nora Imbimbo. Prego, a 7 minuti. Buongiorno a tutti. Io in premessa tengo a sottolineare che questa commissione dovrebbe, oltre alle parti sociali, ascoltare anche il movimento femminista Non Una di Meno, che da 4 anni riempie le piazze di questo paese con grandi manifestazioni, che è un movimento transnazionale che fa lo sciopero l'8 marzo, quest'anno il 9, e che sciopera contro la violenza sulle donne, che è anche violenza economica, e che ha individuato nel suo piano gli strumenti minimi per contrastare la violenza e per affermare l'autodeterminazione. Fatta questa premessa, devo anche dire che a nostro modo di vedere, ragionare sulle disuguaglianze di genere nel lavoro, nel mondo del lavoro in questo paese, non può prescindere da avere un quadro ampio di qual è la situazione, perché non è possibile che nel susseguirsi degli anni si continuino a prevedere degli interventi che sono di fatto dei pannicelli caldi rispetto a una situazione che è drammatica. Allora, qualche dato sulla situazione del rapporto donna e lavoro. Intanto noi partiamo dal dato sempre comunque oscurato, che è quello del lavoro non retribuito. In Italia il tempo dedicato al lavoro riproduttivo equivale a 71 miliardi rotte di ore annue di lavoro gratuito, mentre quello del lavoro produttivo è pari a 41 miliardi rotti. Quindi questo vuol dire che il lavoro riproduttivo è maggiore di quello produttivo, e la quasi totalità di questa produzione silenziosa e non retribuita e gratuita è sulle spalle delle donne. Questa è una cosa che non va mai ignorata, mai oscurata, altrimenti non capiamo quello che succede. Il modello di sviluppo di questo paese è basato sullo sfruttamento di questa produzione silenziosa, che ovviamente aumenta ogni qualvolta si taglia e si privatizza il welfare. Non va meglio nel lavoro riproduttivo, dove la punta dell'iceberg delle disuguaglianze di genere è il gap salariale. Nel lavoro dipendente le donne sono pagate il 23% in meno degli uomini, sale questa percentuale al 29% per il lavoro autonomo e al 38% delle lavoratrici più istruite. Alle condizioni attuali il gap salariale sarà colmato nel 2236, se tutto va bene. Tutto questo in un mercato del lavoro in cui, sempre per i dati Istat, l'occupazione femminile è al 49% contro il 68% della maschile,
nonostante le donne siano più istruite degli uomini. La disoccupazione femminile è al 10%, ma soprattutto il dato inquietante è quello dell'inattività, che a fine 2018 era salita al 44%. Qual è il quadro di questo paese? Bassi salari, diffusione del lavoro a intermittenza, bassa intensità delle ore lavorate, i differenziali di reddito nel lavoro, il minore accesso alle figure apicali e la discontinuità nelle carriere, unita al sovraccarico del lavoro di cura non retribuito, espongono le donne a maggiore rischio di povertà durante tutta la loro vita. E l'impossibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro ha poi delle conseguenze sul fronte previdenziale, dove abbiamo gli assegni al di sotto dei 1.000 euro interessano l'86% delle pensionate e le pensioni con un importo inferiore ai 750 euro interessano prevalentemente la componente femminile. In una generale... Grazie. Chiedo scusa. Non ce l'aveva quello. In una generalizzata crescita della povertà, in esito alle disuguaglianze economiche, le donne insieme ai minori, giovani e ai migranti sono le soggettività più esposte alla miseria, alla povertà assoluta e a quella relativa. Più di una donna straniera su quattro in condizioni di povertà assoluta. Noi cosa diciamo? Un rilancio del welfare pubblico, un investimento nelle infrastrutture sociali.